Da stamattina in via Calosirto a Forio il rumore assordante e funesto della ruspa si è diffuso straziante in tutto il circondario. In pochissime ore è stata rasa al suolo l'abitazione di papà Domenico, mamma Filomena e della figlia 17enne Luisa. In tempo di record sono stati abbattuti a suon di violente picconate decenni di duro lavoro, di sacrifici e di privazioni di vita di onesti lavoratori d'albergo quali sono Domenico e Filomena, ma soprattutto si è negato per sempre il diritto alla casa ad una ragazza di 17 anni, per cui la mamma e il papà si sono spaccati le mani di lavoro per l'intera esistenza. Hanno ammazzato una famiglia di 3 persone. Ecco qua le mie mani. Queste sono le mie mani. Non metto 4.000 e 5.000 euro al mese in tasca. Faccio la cameriera in un albergo. Onestamente, non ho mai ammazzato, non abbiamo mai rubato, mai. Ecco qua. Del Deo, queste sono le mie mani e continueranno a lavorare. La cosa più straziante è che il tutto sia avvenuto e non sia stato fermato neppure in piena pandemia, in un periodo di profonda crisi economica e a pochi giorni dalla Pasqua. Insomma, tanta assurda disumanità. Ben venga sempre il rispetto della legalità ed il rispetto delle regole, e ci mancherebbe se così non fosse, ma nel caso degli abbattimenti è evidente a tutti che ci troviamo dinanzi ad una colossale ingiustizia, visto che da 10 anni a questa parte ad andare giù sono solo le case abitate da persone umili ed oneste. E mai, mai la speculazione edilizia affaristica e camorristica che in tutta la regione ha distrutto coste e colline. Questo modo di agire, che colpisce a suon di colpi di ruspa solo i poveri cristi, non può essere considerato affatto giustizia, né tantomeno ripristino della legalità, ma solo un'assurda ingiustizia perpetrata ai danni dei più deboli, a cui purtroppo la politica e i rappresentanti istituzionali a tutti i livelli continuano a non voler mettere fine. E lo stesso Stato che in fretta e furia stamattina, in poche ore, ha distrutto la casa della famiglia Desiano, da più di un mese non rimuove le macerie dello stabilimento termale La Rita, per cui a Casamicciolo e Laccameno si rischia una nuova alluvione, visto che il materiale da risulta letteralmente otturato l'alveo. Che vergogna, e che dire di questo Stato che nel Bosco della Maddalena, sempre a Casamicciolo, ha distrutto mezza collina ed utilizzato centinaia di metri cubi di cemento armato per costruire la caserma forestale, di quella istituzione cioè che il verde dovrebbe tutelarlo. Con quello scempio di Stato è stata distrutta parte dell'inestimabile pineta casamicciolese, ma a tutt'oggi non ci sono responsabili, non ci sono colpevoli. Altro discorso, invece, quando a pagare le pene dell'inferno devono essere gente onesta e lavoratrice, come la famiglia Desiano.